Fabio Rizzoli, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare la sua storia vera, la vita in più. Fabio Rizzoli è nato e vive a Bologna con Fernandella, la casa editrice, ha pubblicato Almanacco dei giorni migliori, primavera 2011, poi inverno del 2012 e La vita in più è il primo romanzo. Il primo romanzo che parte da una cesura della vita, perché a volte succedono, no, queste cesure, Fabio Rizzoli, perché poi semplicemente basta che il nostro sguardo sia capace a capire e attraversare queste cesure. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Fabio Rizzoli? Ce l'ho davanti a me. E allora voglio che lei ci legga quella cosa stupenda chiamata poesia di Wisława Szymborska, che lei ha messo in esergo perché quella poesia, spesse volte, richiudendo il libro, mi ha fatto molta compagnia leggendo e rileggendo. Che cosa dicono queste parole di questa straordinaria anima poetica? Sono un pessimo lettore, ma ci proverò. La morte ti coglie nel tuo letto e sognerai che non occorre affatto respirare. E il silenzio senza respiro è una musica passabile. Sei piccolo come una scintilla e ti spegni il ritmo di quella. Una morte solo così. Hai sentito più dolore tenendo in mano una rosa e provato maggiore sgomento per un petalo sul pavimento. Un mondo solo così vivere. E morire solo quel tanto. E tutto il resto, eccolo qui, è come Bach suonato sul bicchiere per un istante. Pensate, Johann Sebastian Bach suonato sul bicchiere per un istante. È una cosa impossibile? Chi lo può dire? Quando Wisława Szymborska ci dice tutto il resto, eccolo qui, come Bach suonato sul bicchiere per un istante. E rimaniamo ancora, Fabio Rizzoli, sulla parola istante, perché lei apre il suo romanzo proprio con un istante, 16 e 59. Quell'ora lei non se la può dimenticare. Quell'ora io non me la posso dimenticare, il protagonista non se la può dimenticare, che coincidono parzialmente, quindi la storia vera di cui parla il titolo è comunque una storia medicale totalmente vera, e in questo caso sia per il protagonista e sia per me, a quell'ora c'è stata l'accettazione al pronto soccorso dell'ospedale di guardia di Milano per un problema apparentemente banale che invece si trasformerà nel giro di un paio d'ore in un serio rischio di vita. Quindi sì, c'è un prima e un dopo quel singolo minuto. Come dico in una parte del libro, tutte le cose in realtà avvengono in un unico istante. Come la prima goccia di pioggia piuttosto che l'ultima nota di Bach, potremmo dire in questo caso di un concerto. Però sta a Quindi noi, ecco Fabio Rizzoli, sta a noi sentire quella nota e avere quello sguardo, quella capacità di intendere, quella capacità che noi essendo umani non abbiamo per forza di cose, no? E forse è anche bello che ci sia questa impossibilità a capire e comprendere tutto, perché questo romanzo che racconta sì una storia vera, la vita in più, ci dice anche tra le righe questo, della nostra incapacità forse a cogliere quell'istante in cui la nostra vita ci dà una cesura, ci fa una pausa, ci trasforma. sì, è chiaro che bisogna stare sempre in ascolto della vita, quindi credo che sia fondamentale ascoltare costantemente la vita, il suo flusso e per la mia personale concezione delle cose, i messaggi che comunque ci vengono inviati. E questo libro è proprio anche una serie di elaborazioni di messaggi del corpo specialmente e della vita più in generale, perché da questo momento apparentemente tragico, ossia l'essere ricoverati improvvisamente per un tumore in
rapporto avanzato, quindi con un possibile rischio di vita, appunto in un pomeriggio, quale in un martedì qualunque, di una giornata qualunque. Ecco che invece il protagonista avverte un messaggio da tutte queste, da una serie di situazioni legate alla malattia, lo decodifica e cerca di trasformare il tutto in un messaggio di senso opposto, in un messaggio positivo nato da, invece da qualche cosa di oggettivamente molto grave, molto negativo. Ma che compagnia ha fatto Fabio Rizzoli nella costruzione della storia di questo romanzo, che è un romanzo di vita? Che compagnia hanno fatto le cartelle cliniche? Fondamentale, nel senso che la storia medica è stata ricostruita dettaglio dopo dettaglio con la mia cartella clinica sotto gli occhi. Questo perché non per un capriccio di dovizia eccessiva di particolare, ma volevo che quella parte fosse il più aderente possibile alla realtà, perché sono argomenti questi per i quali credo che sia necessario essere molto precisi. Detto ciò, tutta l'altra parte, quindi gli aspetti più romanzeschi, diciamo, del protagonista, alcuni, molti, coincidono con me, con l'autore, ma tanti altri no. Quindi è comunque un romanzo costruito intorno a un fatto, diciamo, reale. E poi c'è un momento importante, che in ospedale viene, spero di non ricordare male, vengono alcuni amici e parenti, come sempre, a fare visita. Arriva qualcuno che dice una cosa che veramente mi ha fatto fermare la lettura, perché lì c'è uno snodo in questo romanzo, di questa storia di vita. Sbrigati a uscire di qui, così ci sposiamo. Questa frase, sbrigati a uscire di qui così ci sposiamo, l'aveva compresa subito questa frase? Come, scusi? L'aveva compresa subito nella sua vera essenza, o pensava fosse semplicemente un dire tanto per dire, Fabio Rizzoli? No, è stata, esatto, quello è un altro dei messaggi. Posso dire anche che questo appartiene alla mia storia personale. È stato un messaggio che ha, da parte della compagna, è stato un altro momento di, come ha detto giustamente lei, di snodo narrativo forte, perché si è innescata la possibilità di una narrazione alternativa, di una narrazione di coppia, di una vita insieme. E questo sì, in quel momento è stato un momento di grande scorrimento e nello stesso tempo di grande presenza. C'è una presenza anche in questo libro, che è un romanzo fatto di estrema normalità. Estrema normalità perché la malattia ti rende ovviamente più fragile. E forse, sempre che abbia compreso bene questo romanzo, e forse proprio nella fragilità noi siamo veramente noi, siamo veri. E anche nella fragilità di continuare a fumare. Ecco, la sigaretta, per esempio, è anche qui un dimostrare la propria fragilità, Fabio Rizzoli. Sì, nella protagonista continua, lo dico ovviamente, l'artificio di chi non ha letto il libro, il protagonista, pur rischiando la vita appunto per un tumore, continua a fumare e fuma, quasi sembra che fumi più di prima,
e appunto questa azione costantemente rimaneggia nel libro come un mantra. Al di là dell'essere vero o non vero, è sicuramente anche simbolico, come giustamente ha notato, cioè è un attaccamento comunque molto tutto sbagliato per certi versi nella situazione specifica, tra l'altro, in cui si trova il protagonista, Però le anche la storia. sigarette, Fabio Rizzoli, lei scrive una cosa vera, no? Nonostante il male che possano fare, perché le sigarette sono una grande fonte di complicità. Ecco, attraverso la sigaretta è relazione. Un codice. In ospedale dicono dei codici, uno dei codici dei sistemi di scambio, di comunicazione o di aggregazione. La sigaretta è uno di questi. Divide anche proprio, passo il termine, umanamente le persone, cioè quelle che nonostante tutto, nonostante l'ultima cosa che dovrebbero fare, continuano a farla. E questo dice comunque qualche cosa di noi fumatori, perché sono un fumatore, sono tuttora oggi un fumatore, indica che comunque c'è una parte egoistica, chiamiamola così, la parte legata al soddisfacimento immediato di un desiderio che rimane, che resta anche una situazione pericolosa. E quindi chi ha questo tipo di approccio, quindi anche chi ha questa debolezza verso un vizio, in qualche modo ha una serie di compagni di viaggio che hanno questa stessa sbagliata, probabilmente, visione delle cose. E i cicli di chemioterapia che deve affrontare il protagonista della vita in più sono parecchi, se non ricordo male sono sei, vero Fabio Rizzoli? E sei cicli di chemioterapia sono facili a dirsi, ma difficili a farsi. È questo libro che non, racconta una storia senza piangersi addosso, ma guardando in faccia in maniera anche ironica il senso della vita e anche quegli appuntamenti sempre più difficili con la chemioterapia. Ma ovviamente non vi diremo come va a terminare questa storia, se ci sarà il grande passo con la figura femminile che abbiamo poco fa ricordato, Anna. Lo lasceremo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. Se l'esame purtroppo confermasse la diagnosi peggiore, disse il medico, allora vorrebbe dire che qui la mia mente smise di ascoltare. Iniziò così il periodo più felice della mia vita. Per capire come può cominciare un periodo felice della vita, nonostante la presenza di una malattia, e di una malattia molto grave che spesse volte non si riesce nemmeno a pronunciare. Questo libro ci viene incontro. Io vorrei, prima di chiudere questa conversazione, Fabio Rizzoli, che lei ci facesse vedere con parole sue l'immagine di copertina. L'immagine di copertina è difficile appunto è un concetto più che una foto. La foto indica un mare apparentemente messo al contrario e una persona in giacca e cravatta che sembra stia saltando nel vuoto verso l'alto però. Quindi in realtà raccontata così sembra un'immagine relativamente ordinaria. Ciò che la fa straordinaria è il gioco dei punti di vista, cioè ogni elemento della copertina, compresi uno stormo di gabbiani che si vede sullo sfondo, ha una propria prospettiva. Quindi il mare ha una sua prospettiva, l'uomo ha una sua prospettiva, gli uccelli hanno una loro prospettiva, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il concetto di questa copertina. E la vita in più non è un concetto lineare,
ma è un concetto con molti punti di vista all'interno. Prima di salutarci, Fabio Rizzoli, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni ho cominciato il nuovo straordinario libro di Marco Mischiroli, Fedeltà, che sto leggendo come quasi un libro di testo su come bisogna scrivere. Perché questa parola fedeltà è una parola che attraversa anche il libro La vita in più di Fabio Rizzoli, ma in che modo l'attraversa non ve lo riveliamo, perché si può essere fedeli in diversi modi, si può essere fedeli veramente in diversi modi. È proprio il libro a cui lei ha accennato poco fa, Fabio Rizzoli, un libro che mi sono comprato giusto l'altro giorno. Perché i libri di Mischiroli sono libri necessari ed è un libro che racconteremo prossimamente qui nel Posto delle Parole, ma questo libro ha la necessità di essere letto lentamente, molto lentamente, perché la parola fedeltà è una parola difficile, molto difficile. Grazie ancora Fabio Rizzoli. Grazie.